Marco. Ciao Stefania, ben trovata. Grazie, mi sono fatta attendere. No. Oggi conosceremo uno dei monumenti più particolari che si trovano nel centro della nostra città, il monumento bronzo a Don Giovanni d'Austria, il mitico condottiero di Lepanto. Un tratto di storia importante per la nostra Messina. Sì, perché il 7 ottobre 1571, che segna la vittoria della flotta cristiana contro la flotta ottomana, ha come punto di riferimento la nostra città, perché la flotta proprio cristiana si diede appuntamento ad agosto del 1571 nel nostro porto. Questa flotta era composta da una rappresentanza delle grandi nazioni cristiane d'Europa, in modo particolare questa Santa Alleanza capeggiata da Don Giovanni d'Austria era composta dalla flotta spagnola, dalla flotta della Repubblica di Venezia e da quella dello Stato Pontificio, più altre navi provenienti da altri stati, come quelle dell'Ordine di Malta o del Granducato di Toscana o addirittura anche una rappresentanza da Mantova. Si diedero quindi appuntamento nel nostro porto e da qui, con in testa Don Giovanni d'Austria, il nostro Don Giovanni che ormai tutti conosciamo, un giusto monumento. Infatti già l'anno dopo della grande vittoria il Senato della città decide di realizzare un monumento che potesse eternare il nostro Don Giovanni e quindi fa commissionare ad Andrea Calamec, questo grande artista toscano carrarese, questo monumento in bronzo che, dovete pensare, è qui esposto in città dal 1572. Certo, ha cambiato sede più volte, però è da così tanti secoli sempre presente nell'impianto urbano della città di Messina. Inizialmente si trovava nel Palazzo Reale, posto all'attuale dogana, poi si spostò successivamente, resistette ai bombardamenti, venne spostato nella piazza dei Teatini. Sì, dopo il terremoto del 1783, sì. Quindi fu portato nell'attuale corso Cavour. Trovò una nuova collocazione, per poi definitivamente essere trasferito qui. Sì, un monumento eccezionale che raffigura questo condottiero vincitore. Ricordiamo che Don Giovanni d'Austria era figlio illegittimo, diciamo, di Carlo V, perché Carlo V l'aveva avuto con una donna fiamminga, Caterina Blumberg, e quindi era fratellastro del re di Spagna, di Filippo II. Quindi l'eccellentissimo Don Giovanni d'Austria era raffigurato da vincitore, con la mano destra impugnante il bastone del comando, che poi è costituito da tre verghe in rappresentanza della triplice componente della Santa Alleanza, quindi Spagna, Venezia e Stato Pontificio. Schiaccia con il piede sinistro la testa del comandante della flotta ottomana, Sinan Pasha, che fu decapitato in occasione della battaglia e fu proprio il momento culminante della vittoria. E poi indossa una bellissima armatura da parata con tante simbologie, con tanti decori manieristi che lo rendono veramente solenne. In particolare nel petto dell'armatura vi è raffigurata la vittoria, perché Don Giovanni d'Austria vinse a Lepanto. E poi proprio sotto il collo è raffigurato al centro la Medusa e ai lati il Nettuno di Edemari e Orione, mitico fondatore della nostra città. Il monumento quindi si compone di un basamento in marmo bianco con dei decori importanti, con dei trofei, degli elmi, delle armature che richiamano l'aspetto eroico di questo monumento, perché è dedicato a un condottiero. E poi le quattro facce di questo basamento realizzati con questi pannelli in bronzo, quindi pannelli imponenti che sfidano i secoli come lo hanno sfidato. Alla base di ogni pannello c'è anche un distico in latino realizzato da Francesco Maurolico, il celebre astronomo, matematico, ma anche cartografo messinese, che dettò anche in questo luogo questi versi latini, come fece anni prima nella Fontana di Orione e nella Fontana del Nettuno. Però a questo punto io direi di fare un giro attorno al monumento e analizzare le singole parti,
che ci daranno tanti spunti e tante notizie importanti in merito alla battaglia, ma anche in merito alla nostra città. E se avviniamo qualche dettaglio di queste formelle bronze che siglano vari momenti importanti della battaglia. La prima pratica è la targa commemorativa dell'evento, quindi in breve si descrive le fasi salienti della battaglia, a partire dal sovrano regnante che era Filippo II, re di Spagna ma anche re di Sicilia. E poi ci sono i committenti di quest'opera alla fine. Abbiamo infatti i nomi dei senatori del tempo, che furono Cristoforo Piscio, Gianfrancesco Balsamo, Don Gaspare Ioenio, Antonio Acciarello, Don Tommaso Marchetto, Francesco Regitano, i sei senatori che reggevano le sorti del Senato della città, la massima magistratura messinese. E infine la data 1572, data che ricorda quindi il completamento di questo monumento. Ricordiamo che sempre in quell'occasione, oltre al collegamento di questa statua a Piazza Palazzo Reale, fu raddrizzata l'antica via Austria, sì, l'attuale via Primo Settembre. In basso ritroviamo il primo dissico latino, che la traduzione cosa ci dice? Le tue gesta vanno al di là del credibile. Messina scolpì nel bronzo il tuo volto affinché il lungo passare del tempo non lo distrugga. E qui ci ritroviamo lo schieramento della battaglia. Qui siamo un attimo prima dell'inizio di questa battaglia che avvenne al largo di Patrasso, nel golfo di Patrasso, vicino alla località di Lepanto, e che vide quindi i due schieramenti confrontarsi. Infatti da questo pannello vediamo alla sinistra la flotta cristiana e alla destra la flotta ottomana, quindi un pannello bronzo che in dettaglio raffigura questa scena dell'inizio di questo scontro fra due mondi, perché ricordiamo questa battaglia segnerà per secoli questo confronto fra i cristiani e gli ottomani. Come riconosciamo la flotta cristiana? La riconosciamo per la presenza di alcune navi particolari, le cosiddette galeazze. Le galeazze erano queste grandi navi, queste tartarughe del mare provenienti da Venezia, quindi della Repubblica Veneta, che diede un grosso contributo alla battaglia. Erano presenti due grandi personaggi, Venier e Barbarico, che comandarono le loro navi. Quindi l'arma vincente della battaglia fu proprio la presenza di queste galeazze, queste navi munite di numerosi cannoni, rinforzate, che riuscirono a sfondare lo schieramento nemico. Ricordiamo che nella parte centrale vi era la capitana, dove vi era Don Giovanni d'Austria. Però nelle navi accanto vi era pure Marcantonio Colonna, comandante della flotta del Vaticano, vi era Venier, vi era Barbarico e vi era anche il Gran Priore di Sicilia dell'Ordine di Malta, il Giustiniani, che morì nella stessa battaglia. Per esempio, una curiosità, tra le navi, per capire quali erano le navi capitane, dove si trovava il comandante di quella porzione della flotta, si capisce dalla presenza della lanterna. Quindi le navi ammiraglie, le navi capitani, hanno una lanterna nella parte posteriore della nave, quindi identificano la nave dove risiede il comandante della flotta o di una parte della flotta. Infine il dissico che decora questo pannello cosa ci dice? Tu vinci il nemico in due tempi, il bronzo ci affida il colosso, ora l'invidia vada e rumoreggi per le sue imprese. Il terzo pannello è il pannello che raffigura proprio lo scontro decisivo, queste due flotte in fase di combattimento, di scontro. Come dicevamo, l'arma vincente della flotta cristiana furono le galeazze,
che divisero il fronte ottomano. Infatti vediamo in questo pannello che le galeazze sfondarono il fronte nemico e andarono oltre, quindi frantumando il fronte. E poi qui vediamo uno scontro di navigli che segna un po' il culmine della battaglia, che come sappiamo finì proprio a mezzogiorno. Infatti si raccontano le fonti che il Papa, che era Papa Pio V, un domenicano, ebbe una visione proprio a mezzogiorno della Vergine Maria a Roma, che gli indicava la vittoria della forza cristiana, e fece suonare le campane a mezzogiorno. Infatti ancora oggi a mezzogiorno le campane suonano in ricordo di quel mezzogiorno del 7 ottobre 1571. Infatti la vittoria della flotta cristiana fu una vittoria miracolosa, perché la flotta comandata da Don Giovanni d'Austria stava soccombendo al nemico ottomano. Quindi forse veramente una forza esterna ha dato il suo contributo, tanto che il giorno della battaglia ancora oggi è dedicata alla Madonna del Rosario, perché secondo le fonti cristiane un valido contributo lo diede la Vergine del Rosario. E ancora oggi infatti il 7 ottobre è segnata da questa festività mariana. Infine abbiamo il distico del terzo pannello. Che cosa ci dice? Ormai è abbastanza chiaro da quale genitore tu sia nato. Tuo padre domò le genti d'Africa, tu quelle d'Asia. E qui ci richiama al fatto che il padre Carlo V, qualche decennio prima, aveva vinto gli arabi a Tunisi, quella battaglia famosa di Tunisi, che vide poi Carlo V visitare l'intera città. Dopo diversi decenni, il figlio, Don Giovanni, rivince gli arabi, i musulmani, con la battaglia di Lepanto. Infine l'ultimo pannello è il pannello che celebra il trionfo di Don Giovanni d'Austria. Infatti anche il distico indicato sotto ci richiama alla vittoria e quindi al trionfo terrestre, ma anche al trionfo dei cieli. E il pannello raffigura questa splendida veduta della Messina del 1572 all'arrivo della flotta vincitrice. Una veduta a volo d'uccello, se fai. Sì, è una tipica veduta a volo d'uccello che avrà un grande successo. Infatti per secoli diversi viaggiatori, diversi editori stamperanno queste immagini di questa Messina vista dall'alto, e quindi renderà anche celebre Messina in tutto il mondo per questo porto naturale, per questa sua particolarità di città di mare. E comprendiamo che il ritorno della flotta e non la partenza, perché potrebbe essere anche la partenza, ma basta analizzare bene il pannello e vediamo che tutte le navi vanno verso il porto. La prima ad entrare addirittura sono le navi ammiraglie, le navi più importanti, e si vedono i fumi dei cannoni di saluto. Però poi, osservando bene il pannello sempre, vediamo alcune navi che sono al contrario, sono in pratica il bottino di guerra, sono le navi ottomane agganciate e rimorchiate dietro, con addirittura in alcuni casi con gli alberi tagliati. Quindi la flotta cristiana che rientra nel porto di Messina trainando parte della flotta ottomana. Don Giovanni d'Austria fu accolto trionfalmente a Messina, addirittura fu fatto uscire per l'occasione l'avara. Veramente con Lepanto Messina riconferma la sua centralità nel Mediterraneo e la sua importanza politica, commerciale, artistica. Bene, il Don Giovanni è un monumento che va sempre più conosciuto e fatto apprezzare, anche per la sua posizione ormai strategica, ma anche per il messaggio che dà. Certo, è un monumento eretto a ricordo di una battaglia dove i cristiani vinsero gli ottomani, ma può diventare invece un monumento che ricorda come con le armi non si conclude niente, che bisogna invece risolvere anche con metodi pacifici e di confronto e di fratellanza. La particolarità della statua è quella di essere ricordata come la statua del chitarrista.
E quindi diciamo ai giovani che sì, è simpatica questa affermazione, ma cerchiamo di capire chi è veramente questo personaggio che nella movida messinese domina tanta gioventù qui in questa piazza Catalani, che è una delle piazze più belle della nostra città, che ripetiamo sempre, merita sempre più una maggiore attenzione, come tutte le nostre bellezze storiche e artistiche della nostra città.